È possibile passare da un Charmander utilizzato in una ROM di Pokémon Rosso sul computer a uno Shining Charizard con IV ed EV perfetti su Pokémon Scarlatto e Violetto e per di più pure Shiny? La risposta è sì. La risposta è sì. In tanti mi avete chiesto come sono riuscito a passare it da questa ROM di Pokémon Rosso fino a Pokémon Home e quindi di conseguenza fino a Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Se non sapete chi è it, vi lascio qui in sovraimpressione la miniatura del video che ho pubblicato qualche mese fa e con cui ho completato tutto Pokémon Rosso. Questo singolo Charmander a livello 83 alla fine ha vinto contro Pokémon Rosso. Per passare i Pokémon dalle ROM, e quindi ovviamente sono legit perché li avete giocati su una ROM legit, a meno che non li abbiate generati con i trucchi, basta aprire Pokémon X, meglio conosciuto in realtà come PKX. Aprite il salvataggio del gioco in questione, andate a selezionare il Pokémon che dovete esportare e poi semplicemente esportate il file PK1. Ci sono poi dei bot di Discord, per esempio io ho utilizzato il Turtwig bot, che vi permettono di ricevere in pasto questo file che avete generato e poi inviarvelo all'interno di Pokémon Home. In realtà ho utilizzato Diamante Lucente per la Splendente per fare da tramite e poi da lì li ho passati in Pokémon Home. E una volta arrivato il Pokémon potrete utilizzarlo semplicemente all'interno della vostra avventura come se niente fosse. L'unica cosa un po' strana è che verrà riconosciuto come un Pokémon in inglese anche se in realtà avete giocato la versione italiana, non so per quale motivo. Le mosse verranno sostituite, però avrete a disposizione quello che è a tutti gli effetti è un Pokémon che è passato dalla prima generazione fino all'ultima, volando attraverso mille software, mille computer, mille bot, internet, ma è meraviglioso, è sempre lui. E ho giocato pure il DLC della maschera turchese con il mio Anilape e appunto It, ma Charmander durante tutta la storia ha fatto estremamente fatica, è stato molto 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 più facile battere tutto Pokémon Rosso con solo Charmander piuttosto che utilizzarlo contro Oggerpone e tutti gli amici, beni amici e tutta la storia, tutte le lotte degli allenatori. È difficilissimo, è stato un inferno. Una volta fatto questo però ci manca il nostro Charizard Shiny perfetto. E allora le probabilità degli Shiny in Pokémon Scarlatto e Violetto sono 1 su 4096. Con il Chroma Amuleto si dimezza il tutto, quindi 1 su 2048. Io però non ce l'ho perché per ottenerlo devi completare il Pokédex di Paldea, devi avere 400 Pokémon visti e catturati nel Pokédex principale, cosa che io non ho ancora fatto. E con il metodo Masuda, insieme al Chromat Amuleto, avrete una possibilità di 1 su 512, che è effettivamente molto molto bassa. Con soltanto Masuda, invece, avrete un'opportunità su 683. In cosa consiste il metodo Masuda? Beh, è presto detto, banalmente è la riproduzione tra due Pokémon di nazionalità differenti. Per quello prima vi dicevo, attenzione, perché Charmander, che ho trasferito, era diventato automaticamente di lingua inglese. E io avevo un ditto straniero proprio di lingua inglese, il che significa che i due insieme non potevano usufruire di questa scontistica offerta dal buon Masuda. Avevo acquistato questo ditto durante la pandemia perché volevo cercare di passarmi il tempo e creare qualche Pokémon perfetto e shiny, e ce l'ho riuscito anche con il mio Blaziken. E quindi, grazie al destino comune, queste EV venivano semplicemente passate al nascituro o a caso 5 EV al massimo, e quindi era già tanta tanta roba. Quindi, ditto inglese più Charmander inglese fanno un Charmander, ma lo fanno in italiano perché la mia versione di Scarlatto e Violetto è in italiano, quindi non importa se i genitori prima erano inglesi, il nascituro poi è italiano, nato sul suolo italiano. Può giocare nella nazionale se ci qualifichiamo a un mondiale o un europeo, così per caso. E semplicemente ora basterà sostituire questo Charmander con uno sempre più interessante di quelli che nascerà all'interno della catena. It praticamente non ci serve più, ha già fatto il suo, l'importante è che abbia fatto nascere un Charmander più interessante di lui e italiano. Insomma, praticamente ditto da madre diventa l'amante, quindi ora i Charmander figli di It sono vittima di incesto con un ditto shiny comprato su internet ai tempi della pandemia, una roba brutta. Però una volta trovato il Charmander giusto anche a livello di natura, sostituite questo nella chain e attribuitegli una pietra stante per passare appunto la natura. E per velocizzare la nascita delle uova tramite i picnic, a Leudapoli c'è un ristorante in cui con 2800 poche dollari potete ottenere un potere uovo livello 2 per 30 minuti per fare in modo che veramente questi pompino delle uova a manetta.
Quindi via di picnic, riempiamo i box e creiamo tutte le nostre uova, belle, noiose anche. E una volta create tutte le uova a disposizione, scaduti 30 minuti, ritiriamoli a blocchi di 5 tenendo in squadra un solo Pokémon con l'abilità Corpo di Fuoco. Io ho utilizzato Volcarona che avevo catturato 1000 anni fa su Bianco e Nero, che poi avevo passato su Ome ed è arrivato fino a Scarlatto e Violetto. Quante uova sono state necessarie per ottenere effettivamente il mio Charmander Shiny? Ho riempito i box dal numero 3 al numero 18 e un po', per un totale di 484 Charmander prima di trovarne uno Shiny. Avevo perso le speranze, ci sono stato sopra 4-5 giorni così, a perdita di tempo, quando magari avevo una sera libera, un'oretta libera, mi mettevo lì, o mentre banalmente facevo altre cose, magari sul water, e sono riuscito proprio lì a trovare finalmente quella lucertola brillante. E una volta nato questo Charmander, ora bisogna semplicemente allenarlo. E quindi subito di doping. Prima nasce da un incesto e poi lo dopiamo appena nato. Così proprio le cose fatte bene nel mondo Pokémon funzionano. 25 per di vitamine in velocità, 25 per di vitamine in attacco speciale e siamo già a 250 EV per statistica. Per far arrivare a 252 semplicemente usiamo due piume. Poi così in bellezza per concludere un pipì su, ma in questo ordine, perché gli EV vanno a blocchi di 4 e se date il punto di salute più prima delle piume andate a rovinare tutto. Quando è nato Charmander purtroppo aveva una statistica non al suo massimo, non aveva praticamente 31 IV all'interno di una statistica che ora non mi ricordo, forse la difesa probabilmente. Per risolvere il tutto, a Garafofoli c'è all'interno del sacco di Delibird in vendita un tappo d'argento, compratelo, 20.000 poche dollari, andate a Neveria, c'è un NPC con una Bomasno e con l'allenamento prova a massimizzare, va a portare anche gli IV del Pokémon tutti a 31. Io rido perché una volta trovare i Shiny era molto più difficile, allenare i Pokémon era molto più difficile, dovevi prendere carta e penna, andare nell'erba, battere quello che ti dava determinati EV, invece poi gli EV si erano nati, ormai era finita, non potevi, c'era da sostituire, adesso prendi un tappo d'argento, li pompi, gli dai le piume, gli dai le vitamine, tutto a posto, gli puoi dare anche più di 10 flacconi di vitamine, fino a 25, una volta arrivavi a 100, adesso 250. Adesso creare dei Pokémon perfetti, ragazzi, è diventato qualcosa di molto molto facile. E una volta fatto questo avremo il nostro Charmander praticamente perfetto, anche se l'allenamento però lo puoi fare soltanto a livello 50 e quindi per arrivare a livello 50 bisogna prima allenarsi. E durante l'allenamento il nostro Hit è arrivato addirittura a livello 100 e il nostro Charmander, una volta arrivato a livello 50, si è evoluto prima in Charmeleon e poi in Charizard. Poi basta tornare da quel simpatico NPC, pompare la statistica un po' zoppa del nostro Pokémon e poi niente. Ce l'abbiamo già e ora basta semplicemente allenarlo fino a livello 100. Io ho cucinato all'interno del picnic dei panini numero 80 per attirare dei Pokémon normali, ho attirato dei censi a manetta all'interno del bioterrarium e ho allenato Charizard in questo modo qui, molto molto velocemente, ed è salito a livello 100 nel giro di un giorno. Quindi la cosa più lunga, anche noiosa, è appunto schiudere tutte queste uova fino a trovarlo shiny, ma già qua con il metodo Masuda, e ripeto, io non avevo nemmeno la possibilità di utilizzare il Chroma Amuleto, è stato alla fine anche abbastanza facile. L'allenamento è stata una passeggiata, ripeto, una volta per avere dei Pokémon perfetti dovevi star lì ore e ore e ore e veramente impazzire, è diventata una barzelletta. Per i Pokémon shiny è ancora un po' difficile, anche se so che poi c'è il metodo delle chain e a quanto pare quello invece è un po' più facile. Però per la schiusa delle uova senza il Chroma Amuleto è stato abbastanza noioso. Però ragazzi siamo riusciti poi a ottenere il nostro Charizard meraviglioso, bellissimo, shiny, con gli EV perfetti, con gli EV perfetti, tutto al massimo, tutto a 31, perfetto, meraviglioso, con la natura che volevamo noi, col moveset che volevamo noi, fantastico. E questo Charizard è nato semplicemente dai dati di un Charmander che avevamo utilizzato per battere tutto Pokémon Rosso all'interno di una ROM, e tutto ciò è meraviglioso. Quindi se vogliamo il nostro Charizard Shiny è un pronipote di Hit, che all'epoca riuscì a battere e a conquistare tutta la regione di Kanto, fino a che poi tante generazioni di Charmander dopo hanno dato vita al nostro Charizard Shiny.
Io spero che questo contenuto un po' così simpatico vi sia piaciuto. Fatemi sapere ovviamente la vostra qui sotto nei commenti. Spero che vi sia piaciuto anche il tutorial che mi avete chiesto più volte, e se magari anche voi avete mai fatto qualcosa di questo tipo o qualcosa di più strano, aspetto la vostra.